Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, vi sto già vergognando, non perché non sono truccata oggi. Oggi finalmente Nicole inizia un video da truccata, quindi no, in realtà ho trovato queste foto che non sapevo nemmeno di avere praticamente, e sono tutte del periodo pre-YouTube. Io ho già fatto questo video in cui vi facevo vedere le foto di quando ero piccola e un altro in cui vi facevo vedere le mie foto di quando ero teenager, e queste, credetemi, sono altrettanto imbarazzanti. Non lo so, cioè, quando rivedo le foto di qualche anno fa, anzi ormai di tipo 8-10 anni fa, mi vengono i brividi, cioè mi vestivo male, non lo so, mi sembra che probabilmente tra 10 anni, quando vedrò le foto di adesso, penserò: ma come mi vestivo, ma come mi truccavo, ma dove andavo? E uguale, stessa cosa, le domande dell'esistenza, ma perché ero così? Quindi non spaventatevi, vi dico subito che sono abbastanza imbarazzanti. Ok, vabbè, c'è questa foto in cui devo dire che i capelli erano praticamente esattamente gli stessi, non ho tanta fantasia evidentemente. Oddio, allora rivedo il adoravo questo orologio, era della Swatch, mi piaceva tantissimo perché sembrava tipo un braccialetto, era troppo bello e purtroppo non funziona più, altrimenti continuerei ad indossarlo. Avevo questi occhiali terribili, avevo i denti più storti e mi ricordo che andavano un sacco di moda i leggings con le ballerine, quindi ovviamente io avevo messo questo vestito estivo sotto leggings e ballerine nere. Questa foto purtroppo non ha la data, ma secondo me è tipo del 2006, una roba del genere, 2006 massimo 2007. Io ho iniziato a fare video nel 2009, quindi era proprio poco prima, e non ero, no, avevo sicuramente fondotinta, perché sennò la mia faccia sarebbe stata rossa peperone, però non ero tanto truccata, non avevo contouring eccetera come magari oggi, e vedo che non avevo nemmeno smalto su, no, oddio, non si vede, forse lo smalto c'era ma era color carne, non lo so, però, ed ero anche un po' abbronzata. Questo era sicuramente il periodo pre YouTube, quando ovviamente ancora abitavo in Italia e mi abbronzavo evidentemente. Poi c'è, in realtà sì, ci sono anche foto di quando ero piccolina che però non avete visto. Allora, notare questa foto di me con, era una piccola nave, una di scafo, non mi ricordo, e stavamo andando, mi sembra, in Croazia con mio papà e mia nonna, e io ero tutta fiera di avere la maglietta, la t-shirt rosa con la scritta Nicole. Ovviamente già all'epoca adoravo le cose personalizzate, ditemi se avevate anche voi queste magliette con il nome, andavano super di moda, e con Minnie. E notare, voi che vi intendete di cose belle, la collana con la Polly Pocket, che non poteva mancare, adoravo questa collana, e poi varie mollette anche, o era un cerchietto forse, anche questo di Polly Pocket nei capelli, e capelli sempre lunghissimi. Io ero fissatissima con i capelli lunghi, dovevano essere fino al sedere, e così assolutamente era anche in questa foto, che non si sa l'anno. Comunque ero molto soddisfatta evidentemente del mio outfit, come si può vedere dall'espressione. Poi c'è questa foto che io non so se devo descrivere, perché penso che l'imbarazzo che io sto provando vedendo questa foto sia palpabile anche per voi. Beh, allora, io avevo fatto i capelli fucsia, poi però dovevo tornare a scuola dopo l'estate e quindi li avevo rifatti biondi a casa, però a casa, li ho tinti a casa, non so come mi sia venuto in mente, penso l'abbia fatto mia mamma, e ovviamente c'era pure la ricrescita, è stata una cosa terribile, avevo i capelli arancioni per anni. Notare anche, allora, avevo l'orecchino al naso che ho tenuto pochissimo, ma avevo l'orecchino al naso, zero trucco, collana di spago fatta dalla mia migliore amica, adoravo quella collana, ce l'avevamo entrata, dovevo averla ogni giorno, e notare soprattutto le mie sopracciglia che erano, cioè, non c'entravano niente una con l'altra ed erano terribilmente, cioè, troppo sottili. Poi c'è questa foto, questa è una foto estremamente casereccia, dovevo avere qui credo 14 anni. E questa è una foto speciale per me, non credo che l'abbiate mai visto, ma questo era il mio gattone, si chiamava Fiocco di Neve, Fiocco lo chiamavo, e lui è stato il mio micio da quando ero piccolissima, e poi è morto che aveva quasi 18 anni, quindi è stato il mio primo gattone, e Fiocco era, cioè, sarà sempre nel mio cuore. Fiocco era un gatto tanto speciale, mi manca sempre tanto, ho pianto tanto quando
quando è venuto a mancare, e quando ci penso mi viene ancora da piangere. Gli volevo tanto tanto bene, mi mancherà sempre Fiocco, sempre. Lo so che prima o dopo ci rivedremo io e Fiocco, però mi manca tanto tanto tanto, e questa è una delle poche foto che ho di lui, perché quando ero teenager non volevo mai farmi fotografare, e quindi ho davvero poche poche foto di Fiocco, quindi questa la conservo con molto molto affetto. Beh, che dire di questa foto? Allora, a parte che in tantissime delle mie foto avevo questo sguardo da... che cavolo vuoi? Non so perché avevo questo sguardo, ma non so nemmeno in che cavolo di situazioni mi facevano le foto comunque. E questa ero io nel... adesso ve lo dico perché qui c'è la data, 10 maggio del 2006. Notare, vi prego, notare. Allora, non so cosa farvi notare per primo. Allora, uno, la cintura D&G che andava di moda in quegli anni. Due, la pancia di fuori che andava di moda in quegli anni. Tre, i pantaloni a vita bassa che andavano di moda in quegli anni. Ma la cosa più figa molto probabilmente è la maglia della Onyx. Se vi ricordate la Onyx, scrivetemelo nei commenti. Io amavo questo marchio, avevo tutto della Onyx, maglie, scarpe. Non so se facessero le scarpe. Sì, penso di sì, mi sa che le avevo. Avevo lo zaino, avevo i jeans, avevo maglie, avevo tutto della Onyx, tutto davvero, cioè qualsiasi cosa. E questi erano i miei unici orecchini a cerchio, che poi uno l'ho perso, mi ricordo di questi orecchini. Non vogliamo anche spendere due parole per i miei capelli. Allora, qui dovete sapere che non erano assolutamente trattati, niente. Questo è il mio colore naturale, che sotto la luce è biondo, all'ombra sembra rosso. Io ho sempre detestato il ramato rosso dei miei capelli, non so come mai, sotto certe, appunto, dipende dalla luce, ma qui, e poi sempre sopracciglia super super sottili e zero trucco, e che faccia avevo qua. Sorvoliamo. Allora, come non soffermarsi su questo capolavoro di fotografia, questa doveva essere nel 2000 e estate del 2002 se non sbaglio, ed ero in gita ad Amsterdam con il mio ex fidanzato. Allora, mi piaceva molto lo stile hippie all'epoca, avevo tutte queste maglie molto così etniche, questi pantaloni di lino tremendi, i capelli mozzati perché li avevo rovinati talmente tanto con le varie tinte fucsia, blu elettrico, cioè, e che li avevo dovuti tagliare perché erano letteralmente bruciati. E poi andava anche di moda, o perlomeno io pensavo andasse di moda, probabilmente no, e fare queste facce assurde ogni volta che uno ti fotografava, quindi io ero tipo e quindi questa era la posa del giorno. Evidentemente non si vede granché in realtà della maglia o sì, e qui avevo lo zaino. Allora, avevo lo zaino che andava super di moda, dovevamo tutte avere questi zaini, erano fatti tipo di tela ed erano tipo delle sacche, però si portavano a zaino. Vi prego, ditemi se ce l'avevate anche voi, vi prego, spero, perché cioè, mi vergogno un sacco, però all'epoca mi sentivo strafiga. Questa invece è una foto di quando ero alle medie, e qui eravamo in Irlanda, a Dublino, siamo andati in gita, appunto, penso fosse la seconda o terza media, non mi ricordo, qui non c'è la data ovviamente, quando ancora si stampavano le fotografie, ragazzi, beh, mi sento vecchia. E qui si può notare anche come io seguissi la moda dell'epoca, che era la moda, a me piace definirla, delle Spice Girls. Allora, avevo mascara colorato per capelli rosa da una parte, mascara colorato per capelli blu dall'altra, ero molto fiera, capelli sempre del mio colore naturale, un po' biondo, un po' rosso, mozzati fino a qua, non so perché. Allora, da piccolissimo volevo averli sempre lunghi, poi ad un certo punto mi ha preso sta cosa in prima media, me ne sono mi ricordo, perché facevo nuoto sincronizzato e volevano che tutte avessimo i capelli lunghi senza frangia. Quando ho lasciato il nuoto sincronizzato ho avuto questa roba ribelle e me li sono tagliata a caschetto, proprio il segno di ribellione e di protesta. E avevo altra cosa che andava di moda, jeans e maglia Adidas della tuta, ma non entrambe, o avevi i pantaloni o avevi la maglia, perché entrambe le robe non andava bene. Pantaloni a zampa, giubbotto messo sul stretto in vita, cioè questa è proprio una foto tipica del, cosa sarà stato, 97, 98, non so. E poi le scarpe con la zeppa, ragazzi,
Chi di voi non aveva le scarpe con la zeppa? Calcolate che io qua ero già alta 1,77 m e quindi immaginatemi che con la zeppa ero tipo 1,90 m, però io adoravo le mie zeppe. Guai chi mi toccava le mie zeppe, come Melanie B, Jerry e Emma delle Spice Girls, assolutamente. E credo tra l'altro che questa scala mobile andasse verso il basso e io mi divertivo a risalirla. In realtà vi devo dire che mi sono sbagliata, perché pensavo di avere tra queste più foto, le ho viste ieri in velocità, ma pensavo di avere più foto di quando ero un pochino più grandicella, invece ci sono di mezzo anche foto di quando ero un po' più piccola. Qui questo doveva essere l'estate dopo, sempre stesso anno di quando andavo alle medie, ed ero molto molto fiera. Uno, della mia abbronzatura, molto molto fiera. Due, dei miei braccialettini, quelli classici in stoffa, portafortuna. E tre, oddio, della mia collana con perline che ho fatto io, ragazzi, notare. E poi ero molto fiera soprattutto della mia maglia delle Spice Girls. Credo che qui questo fosse già dopo che sono andata a vederle in concerto, che è stato tipo ovviamente il momento della mia vita. Per quegli anni è stato il momento più bello della mia vita, ma spero che facciano una reunion, perché voglio assolutamente tornare a vedere le Spice Girls. Beh, che dire di questa foto? Qui mi ricordo avevo appena fatto 17 anni il mese prima, questo era dicembre, per Capodanno sono andata sempre ad Amsterdam, però questa volta con due mie amiche, questo era ancora prima, qui avevo appena fatto 17 anni. Allora, io all'epoca, non so perché, ma detestavo mettermi sciarpe e roba del genere, quindi praticamente mi sono resa conto che lì faceva freddo e quindi ho fregato alla mia amica sia il berrettino che la sciarpa. Credo la sciarpa, sono sicura che fosse sua, credo anche il berrettino, forse l'ho comprato lì così, non lo so, vi giuro, non so spiegarvela neanche io, non so che cosa mi fosse saltato in mente ad avere sto cappellino, ad avere sta sciarpa. E ovviamente non so neanche a dirvi che non avevo trucco. Beh, se non altro si vede che il mio labbro inferiore è sempre stato lo stesso e qui avevo proprio il complesso del labbro inferiore enorme e sopra sottile e sembra che il mio naso fosse diverso in realtà. E qui vi devo dire che mi sono rifatta il nostro scherzando, in realtà credo fosse la posizione, però, o forse era il, sapete com'è, il momento dello sviluppo evidentemente giocava brutti scherzi, perché credo che il mio naso fosse davvero cresciuto prima che fossi cresciuta io, non lo so, però mi vergogno, cioè terribile. Proseguiamo. Ma allora, volete spiegarmi perché tutti hanno foto normali di quando erano teenager e io ho queste foto che è imbarazzanti e dire troppo poco, cioè sono una peggio dell'altra. Allora, qui avevo credo sempre 17 anni, questo era dopo il concerto dei Meganoidi, mi ricordo qua a Trieste. Poi avevo questa maglia di una tuta che era fichissima all'epoca, ero molto fiera di questa maglia. Pantaloni a zampa, scarpe rigorosamente con un pochino di zeppa e maglietta, t-shirt di San Marino che mi aveva portato mia nonna, ma io adoravo che fosse di quel colore, con questi capelli non ben definiti che probabilmente avevo raccolto in una specie di codino e non so perché avessi questa posa così, non so perché volessi farmi la foto proprio su questo segnale stradale. Fatto sta che all'epoca mi sembrava la cosa più figa del mondo, evidentemente, non lo so, non mi ricordo, però questo è quanto, zero trucco, ovviamente si vede perché ero tutta rossa. Notare che anche in estate la mia pelle è così sfigata, è sempre sempre piena di rossori, e questo è quanto, non so descrivervi in altro modo questa foto, se non posso dirvi che quello purtroppo è il colore delle mie labbra, non avevo rossetto ma le mie labbra sono proprio così scure di suo, e tutto il resto è, si commenta da sé, credo. E poi arriviamo a quest'ultima fotografia e qui avevo diversi chili in più, mi ricordo che era un periodo che avevo messo su qualche chilo in più e infatti si vede, credo, anche il mio naso qua sembra ancora diverso rispetto al naso di prima, non so come sia possibile, comunque e adesso tu ti sei rifatta? Io mi diverto con queste cose qua. Oddio, sì. Sì, avevo gli orecchini, quelli fatti in noce di cocco con la specie di ago sempre fatto di legno in noce di cocco che li teneva su, ero troppo fiera di quegli orecchini, erano strafighi. E la stessa maglia che avevo nell'altra foto, quella molto indie style, mi vedevo strafiga così. E poi collana di perline che avevo fatto io anche lì. E questi occhiali, sinceramente, non so di chi fossero, probabilmente di qualche mio amico, di qualche mia amica, perché
non so, miei non erano. E questo è quanto, non so come altro, si vedono anche un po' i fianchetti e non so come altro descrivere questa foto. E i capelli credo fossero anche qua rovinati e con quella tinta strana che avevo fatto, che si vedeva anche nell'altra foto. Voglio farvi vedere ancora qualche foto, e queste sono proprio di poco prima che io iniziassi a fare video su YouTube, perché questa foto è del 21 giugno del 2009, ok, io l'ho messa quel giorno, probabilmente sarà di qualche giorno prima, giugno 2009, e io ho iniziato a fare video il 26 di agosto del 2009, quindi era proprio, cioè, un mesetto prima praticamente. Qui ero al matrimonio di una mia amica ed avevo questo abitino di cui ero molto fiera, e tra l'altro la cosa strana è che poi adesso per il 26 agosto 2017 io e Tomas ci siamo sposati proprio lì. Incredibile, ma vero, ma mi ricordo che la location quel giorno mi era piaciuta talmente tanto che volevo assolutamente sposarmi lì, cioè non sapevo neanche con chi, però all'epoca io dicevo quando mi sposerò qua, e mi era piaciuta davvero tanto la location, e poi 8 anni dopo mi sono sposata proprio lì, quindi questa foto insomma mi piace particolarmente. Poi c'è questa foto che invece è del 2008, quindi un anno prima che io iniziassi a fare YouTube. Qui avevo i capelli del mio colore, non avevo colpi di sole né niente, anche qui vedete che all'ombra sembrano più rossicci, mamma mia, detesto il mio colore naturale, sopracciglia super sottili, che avevo ancora però quando ho iniziato a fare video, super sottili, e poi andavano un sacco di moda le stelline, e quindi io avevo questi orecchini con le stelline, che devo avere ancora da qualche parte, li adoravo, ovviamente super ciuffo davanti che andava di brutto, e questa giacca e quel top ancora li ho e ancora li uso, e mi ricordo di questa giacca, l'avevo comprata al 50% scontata, ed era è stato un super affare ed è ancora perfetta, devo dire, alla fine 10 anni dopo, e sì, e non avevo più però il piercing al naso già in questa foto, però se non altro un po' di mascara ce l'avevo e non è oscena come tantissime altre, ecco, questa è almeno un po' meno imbarazzante. Ragazze e ragazzi, questo è tutto, spero vi sia più o meno piaciuto questo video, almeno spero vi siate fatti 2 risate con me pensando a come eravamo tutti in quel periodo, che veramente io quando mi rivedo, cioè, non so se ridere o piangere. Quindi io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Mega bacio, mia family, vi voglio bene, vi abbraccio anche fortissimo, e a domani, ciao.